TG Live, telegiornale regionale della Sardegna. Buonasera e benvenuti su TG Live, lo spazio dell'informazione di Teleregione Live. La notizia di apertura di oggi riguarda un danno erariale stimato in più di 3,5 milioni di euro per lo screening di massa organizzato in Sardegna dalla Regione nel periodo del Covid. Lo ha scoperto il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari, che ha segnalato alla Procura due dirigenti pubblici dell'ATS. Ma cerchiamo di saperne di più nel servizio di Andrea De Ida di UTG. Un danno erariale da oltre 3,5 milioni di euro e due dirigenti della TS Sardegna, l'ex azienda sanitaria regionale, segnalati alla Procura della Corte dei Conti. È il risultato di un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Cagliari, iniziata nel 2020, durante la pandemia da coronavirus. La lente delle fiamme gialle si è concentrata sull'acquisto dei tamponi antigenici rapidi per lo screening di massa promosso dalla Regione Sardegna durante la seconda ondata dei contagi. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, l'azienda sanitaria regionale, che all'epoca era l'ATS, avrebbe acquistato un numero di tamponi di gran lunga superiore rispetto alle reali esigenze e il prezzo degli stessi test sarebbe stato troppo elevato. Tutto parte dalla fornitura di più di 1.300.000 tamponi rapidi di tipo cromatografico a lettura ottica acquistati da una società del Nord Italia. Quest'ultima aveva offerto gli approvvigionamenti richiesti nel più breve tempo possibile, nonostante però si fosse classificata al quinto posto di una gara d'appalto d'urgenza fatta dalla Regione Piemonte e a cui aveva aderito anche la stessa Regione Sarda. Questo affidamento sarebbe avvenuto ancor prima dell'ufficializzazione dell'iniziativa sanitaria e senza un preventivo studio sugli approvvigionamenti necessari per l'esecuzione dei test di massa. Tutto questo, stando alle conclusioni dell'indagine, avrebbe portato a spendere di più. Per un singolo tampone, 2,40 euro contro 1,29 euro offerto dalla società prima in graduatoria. Inoltre l'acquisto sarebbe stato sovradimensionato. I numeri sono chiari, sono stati utilizzati solo 338.155 tamponi, altri 753.000 invece sono ancora chiusi, scaduti dentro le confezioni. E ci occupiamo adesso della questione della fusione degli scali aeroportuali sardi, perché questa mattina a Roma, in Commissione Trasporti alla Camera, sono state sentite le società di gestione degli aeroporti isolani, che hanno risposto all'invito del Presidente della Commissione Trasporti, il deputato sardo Salvatore De Ida. Si sono presentati l'amministratore delegato di GEASA, la società di gestione dell'aeroporto di Olbia, Silvio Pipobello, e Marino Piga della Sogaer di Camera. Ma sentiamo le dichiarazioni dell'onorevole Salvatore De Ida al termine dell'incontro che si è tenuto in videoconferenza. Questa mattina si sono svolte le audizioni delle società aeroportuali della Sardegna, della Sicilia, anche del Friuli Venezia Giulia, di Milano e degli aeroporti anche di Roma. Sono state molto utili per far emergere delle criticità del sistema del trasporto aereo a livello nazionale, ma anche delle proposte che ovviamente vanno benissimo, perché sono quelle anche all'attenzione della Commissione, riguardanti per esempio la normativa europea da cambiare e soprattutto anche un problema di tasse che magari vanno studiate proprio per agevolare l'attività delle compagnie. Quindi l'indagine conoscitiva che abbiamo promosso a livello di Camera dei Deputati sul trasporto aereo e sulla continuità territoriale sta dando le indicazioni giuste, va spedita, anche perché è urgente rimodellare un sistema di continuità territoriale che sicuramente in Sardegna è richiesto, ma anche della Sicilia, ma soprattutto, come ho sempre detto, c'è un problema di continuità territoriale in tutto il territorio nazionale che va affrontato, in quanto non c'è più una compagnia di bandiera, non c'è più una compagnia come all'Italia, ma non c'è più neanche una compagnia come Air Italy Meridiana, che colmava delle lacune anche della continuità territoriale 2, ma ci sono nel mercato nazionale delle low cost che non vedono di buon occhio gli aiuti diretti alle compagnie, ma chiedono un sistema diverso, per esempio con gli aiuti direttamente ai passeggeri. Quindi sicuramente l'indagine conoscitiva sta dando i suoi frutti. E continuiamo a occuparci di trasporti, nello specifico in questo caso di continuità territoriale aerea e marittima, perché sabato, durante la cena di gala per la presentazione del super traghetto Moby Fantasy a Olbia, il sindaco della città gallurese Settimo Nizzi ha recapitato un messaggio direttamente al presidente della regione Christian Solinas, presente in sala a pochi metri da lui, per appunto risolvere la questione della continuità territoriale aerea e marittima
per le merci che penalizza ovviamente Olbia, la città di Olbia, con la sua economia particolarmente forte e trainante, ma in generale tutta la Sardegna. Sentiamo i servizi. L'occasione era ghiotta e durante il gala dinner per la presentazione della Mobi Fantasy ad Olbia, il sindaco Settimo Nizzi ha recapitato un messaggio direttamente al presidente della regione, Cristian Solinas, che lo ascoltava davanti a lui a pochi metri dal palco. La continuità territoriale è troppo importante per una città come Olbia, che ha accolto l'estate scorsa oltre 6 milioni di turisti nei propri scali, l'aeroporto Costa Smeralda e l'Isola Bianca, il primo porto commerciale d'Italia. Urgono soluzioni, perché un sardo non può pagare più di un cittadino italiano che si sposta nella penisola. Noi dobbiamo arrivare a fare quello che altri fanno. Io voglio spendere gli stessi soldi che spende un romano per andare a Livorno, per andare a Milano. Non posso spendere di più, perché sono cittadino italiano a tutti gli effetti. Lo Stato, la Regione e l'Europa devono permettere queste cose. Le merci non possono costare, avere un costo superiore, perché noi siamo isolati. La competitività dei nostri imprenditori, delle nostre imprese, non può soffrire di questo fatto. Olbia punta a crescere e il messaggio alla regione, impegnata in questo periodo in una battaglia contro la privatizzazione degli scali aerei, ma meno attiva sul fronte della nuova continuità territoriale aerea, secondo il verbo niziano, è quello di lavorare per dare competitività al territorio gallurese e di tutta l'isola. E sono stati fortunatamente limitati i disagi oggi nell'isola per lo sciopero del trasporto aereo aeroportuale dell'indotto proclamato dai sindacati per 24 ore. Nei tre scali di Olbia, Cagliari e Alghero si registra soltanto qualche volo cancellato. Nel sito dell'ENAC è possibile consultare le fasce protette e i voli garantiti. Parliamo adesso di industria sulla vicenda della Portovesme SRL, perché si è chiuso con un nuovo nulla di fatto l'interlocuzione sul riavvio delle produzioni di zinco, presa in considerazione nella terza riunione del gruppo di lavoro appunto sulla Portovesme SRL che si è svolto ieri sera al Ministero dell'Industria, al MIMIT. Insoddisfatti ovviamente i sindacati. Sentiamo il servizio di Daniela Stara. Resta in stallo l'avvertenza di Portovesme. La riunione di ieri, 19 giugno, la terza dopo quelle del 17 e 31 maggio a Roma al Ministero delle Imprese del Made in Italy, si è chiusa con un nulla di fatto sul riavvio delle produzioni di zinco. Stessa incertezza anche per lo stabilimento di San Gavino. Insoddisfatti i sindacati. La riunione di ieri ci lascia certamente insoddisfatti. Non sono stati fatti passi in avanti né sullo stabilimento di San Gavino per un possibile riutilizzo, né quello più importante per il riavvio completo della linea zinco. È del tutto evidente che la Portovesme SRL continua a non fare tutto quello che deve fare. È chiaro che entro il 4 di luglio, data ultima delle riunioni del comitato tecnico, devono essere sciolti tutti i dubbi. È del tutto evidente che se non si arriverà a un risultato soddisfacente, noi dovremo fare altre scelte. Ci trasferiamo a Sassari per aprire la pagina della cronaca giudiziaria e della cronaca nera. Partiamo appunto dalla cronaca giudiziaria, perché ha preso il via in corte d'assise con l'audizione dei primi 5 dei 29 testimoni ammessi il processo a carico di Fulvio Baule, il quarantenne di Ploaghe, che deve rispondere di duplice omicidio aggravato da crudeltà e tentato omicidio per appunto l'assassinio dei suoceri e della moglie. Ma sentiamo il servizio di Emanuela Muzzu. Hanno iniziato a sfilare i primi testimoni del processo che in corte d'assise a Sassari vede alla sbarra Fulvio Baule, il quarantenne di Ploaghe, reo confesso di aver ucciso a colpi d'ascia i suoceri e di aver ridotto in fin di vita la moglie il 26 febbraio del 2022 a Porto Torres. 29 in totale i testimoni ammessi, 13 per la PM Enrica Angioni e 16 per la difesa, 4 quelli ascoltati nell'udienza di martedì 20 giugno. Davanti alla corte, presieduta da Massimo Zaniboni, vicini di casa e carabinieri hanno ripercorso i tragici momenti immediatamente successivi alla feroce aggressione, uno scenario impossibile da dimenticare quello descritto. Baule, assistito dall'avvocato Nicola Lucchi, era in aula. Per lui l'accusa è di duplice omicidio aggravato da crudeltà e tentato omicidio. I delitti avvennero al culmine di una lite tra l'uomo e l'ex moglie, Ilaria Saladino, che pochi mesi prima lo aveva lasciato per tornare a vivere insieme ai loro bambini di un anno dai genitori a Porto Torres. È proprio in strada davanti all'abitazione dei coniugi
coniugi Saladino di 70 anni. Baule con un'ascia aveva prima colpito alla testa il suocero uccidendolo sul colpo e poi si era scagliato contro la moglie e la suocera. Quest'ultima era morta dopo un mese di coma al Santissima Annunziata. Ilaria di 39 anni fu l'unica a scampare al massacro compiuto davanti agli occhi dei gemellini che Baule abbandonò per strada prima di costituirsi ai carabinieri. I familiari dei coniugi uccisi si sono costituiti parte civile assistiti dagli avvocati Gabriele Satta, Gianmario Solinas e Silvia Ferraris. La prossima udienza è stata fissata per il 12 settembre. Rimaniamo alla cronaca perché un pugile di 32 anni, Marco Satta Giannichedda, è stato trovato morto ieri nella sua casa a Porto Torres. La procura di Sassari ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo per stabilire le cause del decesso. I carabinieri della compagnia di Porto Torres hanno effettuato un sopralluogo nell'appartamento dove non sono stati rilevati elementi sospetti. Il giovane era molto conosciuto a Porto Torres per la sua attività sportiva e come gestore del pub La Locomotiva di Tyson. Ed è stato condannato dal GUP di Sassari a 2 anni e 8 mesi di reclusione uno dei due rapinatori che il 30 marzo scorso appunto rapinarono il negozio Illusione Ottica in via Cavour nel centro cittadino minacciando il titolare con un coltello. Si tratta di Raymond Eioma Beneat, 25enne di origine nigeriana, che stamattina, difeso dalla legale Lisa Audassi, ha scelto il patteggiamento. Il suo complice, Samuele Scanu, 26 anni, sassarese, sarà giudicato con rito abbreviato. La polizia lo arrestò subito dopo la rapina e identificò il complice che era riuscito a fuggire, ma pochi giorni dopo era stato rintracciato dalla squadra mobile in un tabacchino del centro storico. E ci trasferiamo adesso a Cagliari perché non si placano le polemiche per quanto riguarda il piano della regione per i nuovi ospedali da costruire in Sardegna. Questo è stato uno dei temi al centro dell'incontro con i cittadini organizzato in piazza Cagliari dal centro-sinistra, ma anche all'interno della maggioranza, soprattutto nel partito di Fratelli d'Italia, e scontro sulla delibera per le nuove strutture sanitarie. Mauro Loddo di UTG.